Buongiorno da Piercarlo Lava, sono con la poetessa genovese ma residente in provincia di Cagliari, Laura Ficco. Ciao Laura e grazie per l'intervista. Buonasera a voi, ciao, grazie a voi, assolutamente sì. Ci vuoi dire chi sei, cosa fai nella vita oltre a scrivere e raccontare qualcosa della città dove vivi? Certamente, allora vabbè, io sono un'artista, sono una poetessa, pittrice, scrittrice. Vivo da Semine in provincia di Cagliari, che è una bella cittadina, ma non sono sarda, sono una sarda d'adozione, sono genovese. E niente, passione, è un dono naturale. Io ho studiato ragioneria, perciò è una cosa che è venuta da quando ero piccolina, queste ispirazioni, queste belle comunicazioni da dare all'umanità. Questa è la mia natura. Bene, venendo alla tua attività di scrittrice, ci vuoi parlare dei libri che hai scritto o che hai pubblicato sinora? Certo, finora ho pubblicato 4 libri di poesie e uno di prosa, brevi racconti. La prima è Se parla l'anima, la seconda è Brucia la notte, terza Lento il passo, intensa la meraviglia, poi La rinascita della tigre e per ultimo, nemmeno un anno dall'uscita, L'indice della mano destra, Jacques, e tutti accompagnati dai miei dipinti all'interno. Benissimo. Hai partecipato a numerose manifestazioni culturali, mi risulta, di musica e poesia, al Palazzo Viceregio di Cagliari e non solo, tra l'altro. Ce ne vuoi parlare? È ampio il mio cammino. Sì, ho partecipato varie volte anche con la presenza di varie autorità, è stato sempre un grosso successo, anche perché abbinata la musica con la poesia va di pari passo, ma comunque ho partecipato a tante altre manifestazioni in tutta Italia. È stata una bellissima esperienza. Sei stata insignita anche con una laurea honoris causa in lettere, ce ne vuoi parlare? Sì, allora, io sono una dama dei Cavalieri di Malta e poi è accaduto che hanno notato questa mia ispirazione, verve verso la letteratura e tutto, e mi ha contattato l'Università Americana dei Constantine University e mi ha insignito appunto la laurea honoris causa in lettere. E questo per me è stato un grandissimo onore. Poi ho vinto anche a Chicago il secondo posto di poesia, in Svizzera, l'adoro di tutte le associazioni culturali. Beh, sono vari i premi, tutti veramente sacrificati, nel senso che ci ho lavorato tanto e i frutti poi sono arrivati, sono giunti. Bene, bene, ottimo. E infine, ci vuoi parlare della tua esperienza di direttore artistico con la prima mostra di poesie e pittura in Sardegna? Prima e ultima, perché poi alla fine non è stato fatto più nulla per vari motivi e aspetti, però è stata veramente emozionante, perché dipingere una poesia dedicata a un dipinto, l'immagine che c'è su un dipinto è un'emozione unica, difficile anche, non è facile. È stato bellissimo perché hanno partecipato vari artisti e ha avuto un gran successo e avrei voluto ripeterla purtroppo, la persona che collaborava con me non c'è più e allora tutto è andato un pochettino lentamente a rilascio, è Certo, andato benissimo, capisco, tutto bene. capisco. E se tipo, chi volesse contattarti, come ti può trovare? Ma mi può trovare, io ho un sito, ho la mail, poi sono su Facebook, Laura Ficco, c'è il numero, c'è tutto, tranquillamente, senza nessun problema, Ecco, sono a ci vuoi disposizione. dire il sito come si trova, cosa bisogna scrivere? Sì, www.lauraficco.com. Perfetto, benissimo. Poi immagino che... La Sì. mail è ficolaura@alice.it, numero di telefono 338 24 88 411. Bene, perfetto. Ora abbiamo anche i tuoi estremi, nel caso che qualche nostro lettore di Alessandria Today e Alessandria Post, perché andrà su questi due siti, oltre che naturalmente sulle nostre pagine social, questa audiointervista potrà farlo perché con tutti gli estremi che gli hai dato. Ti faccio i miei Certo, complimenti. è un onore per me.
È un onore per me, grazie, grazie a voi per Sì. questa vetrina che effettivamente è di risalto, è molto, molto, molto interessante. Complimenti a voi soprattutto per Bene, l'impegno. benissimo, grazie. E grazie ancora per l'intervista e buon lavoro e al prossimo libro, giusto? Grazie. Certo, va bene, ok, al prossimo ci diamo appuntamento, grazie, senz'altro. Buona serata a tutti voi.